Cari amici di Guaculture, oggi siamo qui a ricordare una delle figure più importanti della storia d'Italia e vogliamo ricordare la figura di Giorgio Napolitano, storia di un presidente. Ricordo che il presidente emerito era nato a Napoli il 29 giugno del 1925 e ci ha lasciato a Roma il 22 settembre del 2023. È una figura importante nell'ambito della storia nazionale, indipendentemente da quelli che siano i contesti sociali, politici, in particolar modo della bandiera che ogni personaggio politico porta con sé, ma noi sappiamo benissimo che il Presidente della Repubblica è il Presidente di tutti gli italiani, allo stesso modo di come il Quirinale è la casa di tutti gli italiani. E per ricordare, per onorare, oserei dire, la figura appunto di Giorgio Napolitano, chi meglio della persona che forse più di tutti le è stato vicino nel corso del primo, ma anche in parte del secondo settennato, se non il dottor Filippo Romano, che lui osa dice sempre di definirsi un ciambellano di corte, ma nel suo ruolo istituzionale è stato il capo del cerimoniale di tutto il Quirinale per tanti anni, è stato vicino alla figura del presidente Pertini, Cossiga, tutti gli altri presidenti, fino a chiudere la sua carriera appunto con Giorgio Napolitano. Ormai il dottor Romano è un amico da tanto tempo di Guaculture, ci ha descritto cosa accade all'interno del Quirinale, poi anche in incontri successivi ci racconterà addirittura quali sono le opere d'arte che stanno all'interno di quella che io chiamo sempre la casa di tutti noi italiani. Dottor Romano, grazie mille per la sua disponibilità. Bene. Buonasera a tutti, grazie di questo ennesimo invito che mi ha formulato la cultura. Spero che potremo vederci presto per la parte riservata agli arredi del Quirinale. Io sono più bravo nella parte artistica che nella parte protocollare, quindi lo Sicuramente faccio. L'abbiate prestissimo lo faremo questo successivo incontro. organizzata, poi è stata annullata, un peccato perché ho delle foto piuttosto particolari, inedite, da me realizzate sui mobili del Quirinale, che È hanno una stato storia utile molto, molto specifica, molto particolare. questo rimando per, come dire, aumentare la Mi curiosità di aspetto tutti coloro che seguono Tua Culture. l'invito rinnovato per questa conferenzina sugli Invito arredi del palazzo perché rinnovato e la sono faremo prestissimo. benissimo. Ci conto. Ok, dottor Parliamo Romano. del presidente napoletano. Sì, Mi sembra di ecco, capire il tema. sì. Bene. Indipendentemente da quella che è stata la figura politica e l'appartenenza politica della persona, Giorgio Napolitano, come dicevo all'inizio, noi oggi parliamo della figura intesa come presidente della Repubblica. Ecco, indipendentemente da quelli che sono stati i contesti, le vicende anche internazionali e nazionali che il presidente Napolitano ha dovuto affrontare nel corso del primo e di parte del secondo settennato, ecco, ci parla della figura umana, appunto, di Giorgio Napolitano. Sì, con grande piacere perché è un presidente che all'esterno poteva apparire alquanto freddino di carattere, non era così, diciamo così, empatico come poteva essere il presidente Ciampi o altri capi di Stato, come Pertini, che è stato il top del top dal punto di vista del rapporto con i cittadini. Io in realtà conoscevo già da tempo il presidente Napolitano, ha rivestito cariche importanti. Presidente della Camera dei Deputati, ministro degli Interni, quindi ho già avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo. E anche la consorte, perché lui era spesso invitato ai nostri pranzi di Stato al Quirinale, quindi noi toccava il compito di accogliere e accompagnare, quindi apprezzavo un grande stile, una grande eleganza di tutti e ambo, diciamo, la famiglia, di componenti della famiglia. E poi era una persona interessantissima perché lui ha avuto un trascorso teatrale. Lui era un amante del cinema e del teatro. E pensate, nel 1941, in piena guerra a Napoli, aveva fatto da regista nel 1941 a un testo teatrale nella Casa dell'Acqua di Ugo Betti, con la scenografia di un suo compagno di scuola, Giuseppe Padroni Griffi. Quindi insomma, un passato anche di attore, oltre che Quindi una vena anche di artistica. soprattutto artistica. Quindi c'era un certo commercio feeling per questo, perché lui apprezzava molto l'arte e soprattutto adorava il cinema e il teatro, la sua passione giovanile.
Poi ha fatto giurisprudenza come me, abbiamo poi fatto altre cose nella vita, lasciando da parte teatro, cinema e anche l'arte. Quindi vedo che c'era un bel feeling tra lei, Sì, presidente, anche dal diciamo punto di eravamo in vista ottimi della rapporti, cultura e delle sì. passioni, Diciamo di diciamo, alcune passioni comuni. familiari. Sì. E poi un'altra cosa bellissima che è la puntualità, una grande attenzione verso il prossimo, nel senso che non odiava arrivare in ritardo. E questa è una cosa che anche a me colpisce molto, perché io anche sono uno di che è molto puntuale, e anche se devo uscire persone che vengono a chiedermi le cortesie, se arrivo in ritardo mi dispiace, mi sento in imbarazzo, pur ricevendo persone che mi vanno a chiedere dei favori, delle cortesie, delle notizie, eccetera. Quindi anche per un capo del protocollo, avere un capo di Stato che ama la puntualità, in diciamo, un regime che abbiamo al Quirinale estremamente rigido dal punto di vista delle scadenze, dei momenti, delle varie fasi, delle cerimonie e tutto, è una grande semplificazione. Si Questo rende mi la anche vita conosceva, o più semplice, indubbiamente. conosceva, poi conosce molto bene le varie lingue. Quindi anche questo ci aiuta moltissimo nei rapporti internazionali. È stato poi molto tempo, un po' di anni, anche alla Commissione, come si chiama, in Europa, parlamentare europeo, quindi aveva una serie di conoscenze, di capacità veramente straordinaria. E poi per un'eleganza di... Sì, prego. Posso dire che aveva anche magari quell'indole dell'essere nato a Napoli che rende la persona molto più socievole, perché la figura del Presidente della Repubblica, lei ha citato prima Pertini, noi ricordiamo sempre Pertini Anche io, perché ci ho in lavorato insieme appena arrivato al Quirinale, non era poi facilissimo, tutta, ecco, da trattare. diciamo, quando l'Italia diventa nell'82 campioni del mondo, la famosa partita Ma no, come sull'aereo no? di ritorno, ecco, quindi sembrava forse il presidente più vicino agli italiani, ma lei ci sta facendo conoscere anche degli aspetti umani, ripeto, non solo di Napolitano, ma anche degli altri presidenti che li avvicinano molto a quella che, diciamo, è poi la relazione diretta con i cittadini. Perché mi lasci dire, noi siamo abituati forse a quei presidenti, penso a quello statunitense, inavvicinabili, con macchine super blindate, l'Air Force One, e ovviamente tutte cose necessarie, ma al cittadino medio, piace avere il proprio presidente molto vicino. Penso alla sfilata del 2 giugno, quando poi si vede sfilare il presidente, e io che partecipo sempre anche a quella sfilata, ho il piacere, l'onore di parteciparvi, vedo che c'è un trasporto notevolissimo verso la figura del presidente. Beh, per fortuna sì, la figura del Presidente non è stata intaccata più di tanto, magari anche la figura del Presidente Napolitano. Ricordiamoci che il Presidente Napolitano è stato oggetto di attenzioni da parte del Movimento 5 Stelle, con la richiesta di messa sotto accusa. Nella storia repubblicana abbiamo avuto solo due casi di messa sotto accusa del Presidente, Cossiga e poi Pietro Napolitano. Quindi ho dovuto affrontare anche situazioni di grande, diciamo, pesantezza dal punto di vista umano e istituzionale, ma superate brillantemente, naturalmente. Quindi insomma, persona che ripeto, l'apparenza di una persona un po' distaccata, un po' fredda, lontana, nel lavoro quotidiano e anche nei rapporti con il pubblico e con gli ospiti, eccetera, una persona di grande cortesia, anche di affabilità. Una persona Ricordo con anche Ciampi, senso di... ad esempio, quando il 31 dicembre scendeva, appena usciva Sì. dal Quirinale con la moglie, appena scoccata la mezzanotte, c'era il famoso concerto davanti alla piazza. No, sì, Tete Ciampi aveva Veramente instaurato questa procedura notevole. per tutti i consiglieri e capo servizio del Quirinale, del cerimoniale del Quirinale, di fare la cena di Capodanno al Torrino. Per la gioia delle nostre famiglie che Vediamo stavano a dietro le Cortina, no, spalle. che stavano magari a sciare. E quindi, però, è una cosa molto, molto bella, interessante, bellissima, a cui noi eravamo tenuti a partecipare, ma lo facciamo con piacere, un po' meno alle nostre famiglie, nel senso. Nei giorni della scomparsa del presidente Napolitano abbiamo imparato anche a conoscere la figura del presidente emerito. Lei mi diceva prima della nostra intervista che questa è una carica
che ha istituito il Sì. presidente Cossiga e che quindi poi il Sì, presidente sì, Napolitano sì, ha sì. acquisito quando è finito il suo Sì, mandato. una carica che non esisteva, che venne creata appunto dal presidente Cossiga, una carica onorifica peraltro, perché dopo il termine dei settennati si diventa senatore a vita, quindi già prosegui nella tua attività istituzionale, ecco, con una carica diversa, è un titolo onorifico che è stato attribuito ai presidenti che hanno terminato il mandato. Quindi deve essere stato conservato questo. Il presidente Scalfaro era un pochino polemico, lo vedeva una cosa un po' una superfetazione questo titolo, però poi anche lui l'ha adottato al termine del suo settennato. Sì, questa è una Cosa figura così, diciamo. Prego. quasi diciamo voler come dire non, perché di fatto senatore a vita può esserlo un grande ricercatore o un grande uomo di pace una grande figura dal punto di vista istituzionale, forse aggiungere quella figura vuol dire dare rilievo alla presidenza anche dopo che la Sì, forse per presidenza è finita. differenziarlo da altri senatori a vita, sì, indubbiamente è anche questo, creare una differenziazione tra chi ha questa carica, questo attributo istituzionale che è stato capo di Stato, dagli altri che invece hanno ottenuto per meriti nelle varie arti, scienze e vita istituzionale della nostra Repubblica. Certo, sto per fare Yes. una domanda pericolosissima, perché lei, avendo vissuto tanti Sono in anni all'interno del Consiglio. pensione, sono in No, ma pensione, sono esente. nel senso che le vorrei chiedere, ci racconta qualche aneddoto della presidenza di Napolitano? Dico che è pericolosissima perché lei adesso potrebbe iniziare e finire fra 4 giorni, però il tempo è Ecco, lo ristretto, farei. quindi No, ti era confesso una pericoloso in cosa. questo senso. Sì, io confesso una cosa. Io ho tenuto un diario di bordo dei miei sei presidenti della Repubblica, perché io ho avuto il piacere e l'onore di servire sei capi di Stato italiani. E ho un diario, quindi alla fine della giornata mi segnavo le cose che non hanno funzionato. Che vede, la fisiologia annoia, la patologia piace molto, è sotto la stampa, è molto attratta. Le cose che vanno Il bene. gossip, Sì, diciamo sono le magari. cose che vanno bene, chi se ne importa. Purtroppo in questa vita nostra associata, nella nostra attività, ci vuoi mettere il massimo impegno possibile, no? Però il destino, cinico e baro, che poi il destino più delle volte è un comodo no nome che diamo ai nostri errori, diciamoci francamente. Però il destino arriva e ti manda le carte 48, ti rovescia il tavolo. E quindi ho fatto un elenco per non caderci di nuovo, nel senso che l'esperienza insegna. E altre volte, nonostante tutte le accortezze, le attenzioni, si scivola, si cade. E io all'inizio è stato un po', diciamo, con Ciampi è stato un disastro. Nei primi tempi con Ciampi abbiamo avuto una serie di incidenti dovuti veramente al destino, non l'imbecillità del capo del cerimoniale, dal destino. Che però sono successi, e ne parleremo se volete un altro nostro incontro con piacere. Sono stati moltissimi gli episodi, quindi gli aneddoti e i racconti da fare alcune caporetto protocollari, ma dovute, ripeto, più delle volte un po' sia all'imbecillità del capo del protocollo, ma a scarsa attenzione, ma in realtà per colpa del destino. E invece il destino per l'inizio settennato del presidente Napolitano, molti se lo so, ricorderanno perché erano invitati a quell'evento, fu il primo giugno del 2006. Era il primissimo, diciamo così, nei primissimi impegni al Quirinale con il pubblico, perché era il famoso concerto nel cortile del Quirinale. Le ricorderà che in passato la festa della Repubblica al Quirinale veniva celebrata in due momenti. Una parte iniziale, serale, nel cortile, tutto apparecchiato con sedie e un palco per un concerto offerto dalla RAI, che andava in diretta RAI, e a seguire il ricevimento dei giardini, che erano notturni, perché era il 2 giugno. E quindi normalmente il 2 giugno, quando non piove, fa caldo. Bene, quell'anno, che segnava l'inizio del settennato di Napolitano, era un uomo estremamente freddoloso. Estremamente freddo, lui pativa il freddo. Bene, il 2 giugno nel cortile del Quirinale c'erano 7 gradi. Ti
tipo Washington praticamente. Anche le signore che arrivavano, gli invitati, si mettevano a sedere nei posti assegnati, erano tutte con mise estive, quindi sono tutte prima morte. Cominciò anche a pioviccicare. Comunque il presidente era arrivato, era stato in un salone per attendere il mio via per entrare nel cortile e assistere al concerto. Vengo raggiunto dal direttore dell'orchestra, che doveva dirigere questa grande manifestazione di diretta Rai, e venne raggiunto e mi disse: consigliere, io non dirigo questo concerto. Come che concerto? Non posso dirigerlo perché questa temperatura non consente agli strumenti musicali di dare il massimo. E quindi dobbiamo annullare il concerto. Io rimango leggermente allibito, cioè, e anche perché ero il presidente che aspettava il mio via per entrare. Insomma, mancavano 3 minuti al concerto, all'inizio del concerto. Fece una piccola riflessione, intanto sentivo che mi sollecitava, entriamo, andiamo, dico, no, un attimo, andiamo, un piccolo problema da risolvere. Ho preso il direttore del coro, faccio, ma lei è anche maestro d'orchestra, vero? Sì, lei stasera dirige il concerto. Il vero maestro, il direttore d'orchestra, queste notizie che gli arrivate subito, decise di rischiare e far suonare i suoi orchestrali anche con una temperatura assolutamente inadatta a quel tipo di concerto all'aperto. Siete in platea, assistete al concerto e si congelò letteralmente. Nonostante l'avessimo in qualche modo informato, avevamo fatto comprare, credo, anche delle speciali magliette da sci per evitare di stare con cappotti, pellicce, eccetera. Però il presidente sì, così, rimasto congelato. E infatti corse poi dopo, c'è l'acqua calda, invece le mani, affiderato, ma con lui metà del cortile, che era appena scappato. Poi c'era pure un po' a pioviccicare, una specie di caporetto, diciamo, protocollare, non dovuta se non appunto al destino, al fatto. Il risultato di questo è che venne dal presidente subito dopo annullato per gli anni futuri il concerto del Cortile del Quirinale. Quindi questa bella amministrazione che aveva dietro molti anni di ottima fama, eccetera, venne annullato e il ricevimento si dovette fare nel pomeriggio, gli anni successivi, si fece sempre nel pomeriggio. Anche lì, come al solito, funestato spesso dalle piogge, perché il problema di fondo era sempre quello, nel senso che sì, molto bello, 2 giugno, c'è una bellissima temperatura, c'è il sole, quasi sempre. Se non che per me, che devo decidere la mattina del 1º giugno se fare il ricevimento al coperto, in caso di tempo avverso, oppure al giardino Quirinale, che hanno una capienza ben superiore ai saloni. Noi abbiamo 4.000 invitati, quindi non è che è facilissimo spostarli. L'ora punto zero per cambiare da dentro fuori erano le ore 12 del 1º di giugno. E puntualmente, se decidevi entro mezzogiorno di farlo all'interno, perché il cielo era minacciosissimo, pioveva, sicuramente alle 18 c'era un sole, spaccava le pietre. La temperatura interna invece era, e viceversa, se invece decidevi rischiare farlo all'esterno, abbiamo avuto anche, ecco, momenti drammatici con corse verso la coffee house di 4.000 invitati in grande spolvero, eccetera. Ecco, una coffee house che ha una capienza di circa 18 persone, 20, quindi 4.000 su 20 posti, qui più con i solai in castagno del 700, le capisce che bella festa veniva fuori. E quindi questo era il mio debutto, diciamo, stavo con questo concerto al gelo. In questo aneddoto, che penso che sia uno di mille e oltre, io Sì, dico ahimè. sempre che magari ci aspettiamo un suo volume, magari più volumi, nel quale racconta Nine, veramente la sì, storia. l'ho anche scritto. L'ho anche scritto, ma il problema è che, come dicevo, siccome gli aneddoti vengono sempre fuori da incidenti, fondamentalmente, e in qualche modo mia delicatezza verso il capo dello Stato, l'affetto che ho verso questa carica, fa sì che
mi sembra quasi di prendere in giro persone che non ci sono più, magari raccontati, perché diciamo, in una spesso no, forma devo trovare il collegata, sistema, diciamo, dando, non come cioè, dice dando lei, una colpa a presa in me, giro, ma sì, veramente per... e Io penso non che è queste facile. cose, no, no, immagino, ma queste sono quelle cose che, a mio modesto avviso, rispetto alla sua esperienza naturalmente, aiutano di più tutti coloro che spesso non hanno quel, come dire, quella sensazione di quanto, diciamo, il Quirinale, una sensazione che io credo personalmente di avere, ne sono onorato perché da sempre lavoro anche a contatto con le istituzioni, di quanto... Mi perdoni se banalizzo, sia bello poter vivere quell'ambiente, ma non perché è un ambiente ai massimi livelli, non perché è un ambiente dove tutto è perfetto, ma perché rappresenta dal punto di vista formale e istituzionale quella che è la nostra realtà, quella che è la nostra democrazia, quella che è la nostra casa e che ci rappresenta a noi e nel mondo. Ecco, Questo sì, è importante. volevo Mai chiederle. dimenticarlo. No, assolutamente. Volevo chiederle su un tema importante perché noi abbiamo vissuto degli anni particolari dal 2000 in poi, abbiamo visto le Torri Gemelle, abbiamo visto la crisi economica, abbiamo visto un cambiamento molto importante dal punto di vista anche della struttura sociale, perché c'è stata la globalizzazione, i social hanno anche l'e-commerce, ha veramente cambiato la nostra vita. Prima eravamo delle persone, io dico normali, adesso siamo delle persone attaccate ad una macchina che chiamiamo cellulare, no? Che ci Sì, rende quasi certo. prigionieri. Ecco, all'interno di questo contesto, abbiamo visto l'elezione di due papi che hanno vissuto il loro papato praticamente quasi in maniera, non praticamente quasi, l'hanno vissuta realmente in forma parallela. Con critiche, chi vedeva, diciamo, il Ratzinger, lei ha avuto modo di conoscere entrambi, come il vero Papa, l'attuale Papa Francesco, quasi come un surrogato. Ecco, all'interno di tutto questo contesto molto destabilizzante, a mio avviso, per la persona media, come ha vissuto il presidente Napolitano, chiedo scusa, la sua rielezione che di fatto ha aperto un nuovo scenario nel contesto politico? Lei in una precedente intervista a Voa Culture aveva detto 7 anni sono stati calcolati non a caso, ma perché all'interno di quelle che sono le dinamiche di Camera e Senato e delle elezioni dei 5 anni, i 7 anni riescono a coprire, diciamo, all'interno di un contesto rielettivo, rieleggere di nuovo un capo dello Stato, quindi di fatto non trovando un'aggregazione tra le diverse forze politiche che decidono, uso, mi perdoni il termine improprio, di puntare su una persona piuttosto che su un'altra. Come è stato vissuto dal presidente Giorgio Napolitano, non come capo dello Stato, ma proprio come persona, nel doversi Sì, sentire sì, sì. proiettare nuovamente in una realtà di presidenza della Repubblica? Sì. Innanzitutto volevo dire, ricordare che la durata di 7 anni fu stabilita quando Camera e Senato avevano durata differente. La Camera dei Deputati all'origine aveva una durata di 5 anni, il Senato 6. Per evitare accavallamenti, eccetera, si pensò di fissare in 7 anni il mandato del Presidente della Repubblica. Poi, quando fu unificata la data 5 anni per i due rami del Parlamento, non si è provveduto a ridurre la durata del Presidente della Repubblica, è rimasta 7 anni, che sono molti, anche perché, come vedete, spesso e volentieri capita che la persona che viene eletta Presidente della Repubblica non è sempre giovanissima, anche se basterebbero 50 anni, in teoria, non abbiamo mai avuto presidenti, a parte Cossiga, diciamo giovanissimi. E quindi sono 6-7 anni che pesano sul fisico e sulle energie della persona. E quindi niente, per me sono troppi 7 anni. Ecco. Raddoppiare questo mandato oppure prolungarlo può essere una sofferenza per il Presidente. Come l'ha vissuta? Guardi, basta rileggere il suo discorso di insediamento dopo la rielezione. È un già chiuso nei confronti della
del Parlamento, della politica dell'epoca, stato rieletto, e questo discorso venne pronunciato in un contesto kafkiano, no? Lui accusava il Parlamento, i parlamentari, i politici, eccetera, e loro continuavano a applaudirlo. O non ascoltavano, o davano la colpa, come sempre facciamo in Italia, no? La colpa è sempre degli altri. Siamo arrivati a questo punto, dovevi costringere a stare ancora al Quirinale perché non si è stato in grado di trovare una persona diversa o mettervi a trovare un'intesa per eleggere un nuovo capo dello Stato, che fosse magari meno divisivo, perché poi ricorderete che Napolitano non fu eletto con un plebiscito, no? Quindi, come fu anche con Scalfaro, eccetera. Quindi, diciamo, è un discorso molto amaro, molto duro nei confronti della classe politica, che sembrava non recepire, oppure, come al solito, scaricando sugli altri la responsabilità di Come questo persona, come l'ha mancato vissuta? racconto. Come persona? Ma l'ha vissuta una certa amarezza, una certa amarezza, al di là non che fosse stanco, il presidente Napolitano è una persona estremamente solida, anche su questo aspetto, l'ho molto invidiato, le ho fatto avere una mia foto al momento del suo arrivo al Quirinale, mentre l'accoglievo al continuo onore, e al momento del suo congedo nel 2015, 9 anni. Poi la manderemo subito Presidente dopo la nostra Napolitano intervista. era quasi identico, capo del protocollo era come adesso, un pochino più giovane, ma non tanto, estremamente provato. Quindi effettivamente, insomma, diciamo, sicuro si logora più forse alcuni carichi così non apicali rispetto a... Ma comunque, rispetto, l'ha vissuta con una certa amarezza. Mi sembra di aver percepito un certo disappunto, una certa amarezza. Cosa che di fatto poi Anche si è la moglie, anche la ripetuta. signora Clio, anche la moglie l'ha vissuta malissimo la direzione, perché pensavo finalmente possiamo vivere da persone normali e non Certo. Cosa che si è da ripetuta di reclusi. fatto con il famoso bis alla Scala del presidente Mattarella, che era un bis non legato, diciamo, alla rappresentazione dell'opera alla Scala, ma era legato appunto alla No, rielezione. sì, certamente sì. E lì fu più grave perché il povero Mattarella ha preso in affitto una casa. Invece per il Napolitano è una casa di proprietà, quindi era più semplice. Ho dovuto pagare, pagare l'affitto al mancato proprietario di casa, il padrone di casa. Cosa accade, dottor Romano, quando all'interno al Quirinale, quando purtroppo un presidente viene a mancare? Noi siamo abituati, abbiamo vissuto la perdita di Elisabetta, la regina d'Inghilterra, dopo un regno lunghissimo, e sapevamo che esisteva un protocollo già ben definito che la regina Come no? stessa conosceva. Ecco, Aveva anche semplicemente l'incarico. partecipato alla stesura, aveva partecipato attivamente alla stesura, quindi era una sua creazione, diciamo così. Ma Se abbiamo un lì è diverso perché presidente, a vita. certo, se abbiamo un presidente in carica, oppure un presidente emerito che purtroppo nell'ambito Sono due cose del diverse, corso però della sua vita, attenzione. Sono sono due delle cose procedure diverse. particolari. Sì, beh, il caso del presidente emerito che viene meno, che sono le procedure, anche perché il Quirinale a quel punto è, diciamo, tagliato un po' fuori, nel senso che il presidente emerito risiede al Senato, è un senatore a vita, quindi ha un ufficio apposito presso gli uffici del Senato in cui può svolgere la sua attività di post Presidente della Repubblica. No, non è mai successo abbiamo sfiorato questa cosa nel 64 con il Presidente Segni, voi ricorderete, eletto nel 62, maggio 62, a dicembre 64 venne colto dall'ictus e dovette lasciare l'incarico, però rimase in vita, quindi non si fu un nuovo Presidente eletto successivamente, secondo le procedure previste dalla Costituzione. Che in caso di impedimento il Presidente del Senato fa il supplente e le elezioni devono svolgersi entro 15 giorni dall'impedimento del Capo dello Stato. Quando è sia che sia un impedimento fisico duraturo o decesso. Ma questo non si è mai verificato. Io auguro ai futuri Presidenti della Repubblica, ecco, di non dover ricorrere a procedure che non ho mai sperimentato. Infatti ce lo auguriamo tutti. Noi siamo ormai alla conclusione di questa nostra chiacchierata, che io spero sia Grazie.
veramente di interesse per tutti coloro che amano conoscere, io dico sempre, la casa di noi italiani che è il Quirinale e la figura che ci rappresenta tutti quanti che è il Presidente. Oggi abbiamo dedicato questa nostra chiacchierata, ma magari ne faremo anche altre, come ha detto prima lei, su Quando Ciampi, su vuole, altri ho imparato a presidenti. usare il. Ormai Sì, prego. siamo la macchina, la regia, ormai no, non c'è più nessun problema, quindi andiamo avanti Collaudata. lisci come l'olio, è collaudata. Ecco, volevo Benissimo. chiederle, tutti noi abbiamo un capo ufficio, abbiamo una persona a cui rispondiamo tutti i giorni quando andiamo al lavoro, c'è simpatico, c'è antipatico, può diventare un amico oppure non abbiamo più nessun contatto con lui quando cambiamo lavoro, va in pensione, quello che sia. Il suo capo ufficio, quando lei la mattina arrivava in ufficio, era un personaggio un po' particolare perché era il Presidente della Sì, Repubblica. leggermente. Quando poi, diciamo, il Presidente Napolitano ha finito il suo secondo mandato, che non ha completato, il nuovo Presidente è stato Mattarella, di fatto anche lei ha terminato il suo incarico governativo. Ecco, è rimasto in contatto col presidente Giorgio Napolitano, ma non tanto con il presidente, ma soprattutto con l'uomo Giorgio Napolitano. Ha avuto modo di sentirlo, di aver contatti con lei. Mi perdoni se banalizzo, perché nell'ambito lavorativo basta la telefonata, il messaggino, il WhatsApp di oggi. Ciao, che fai? Come stai? Ci vediamo, l'ex collega, l'ex capo ufficio, Benissimo. la cena tra i colleghi, no? Sono tutte cose abbastanza banali che proiettate, diciamo, ai suoi livelli possono sembrare ovviamente quasi irreali, ma di fatto, lei manteneva i suoi contatti, in particolar modo in questo caso il presidente Napolitano, anche dopo. Quindi un Sì, li ho rapporto umano conservati, considerabile. conservati, ho sempre mandato gli auguri per le festività. L'ho anche incontrato un paio di volte, ma abbiamo saputo un rapporto estremamente sì, mai amichevole, perché mai permetterei di essere troppo amichevole del Presidente della Repubblica, con il suo Presidente della Repubblica. Però rispetto ad altri presidenti con cui ho lavorato, ecco, era diciamo, un rapporto più formale. Ecco, io ho avuto ottimi rapporti con Pepe Scalfaro, che è una figlia mia coetanea, quindi avevamo un rapporto anche dopo la sua. Dopo termine del mandato, ci siamo rivisti, ho avuto anche la cena da me qualche volta, eccetera. Anche con Ciampi abbiamo avuto continui rapporti. Stefano un po' meno, presidente, perché appunto, ripeto, era una persona con cui ho avuto un rapporto splendido, una persona straordinaria, di altissimo profilo, però diciamo così, è un rapporto estremamente sempre formale, molto protocollare, diciamo, molto formale, quindi non è per me obiettivo andare a disturbarlo per salutarlo in ufficio, ecco. Ci siamo incontrati a alcune cerimonie, l'ho salutato e andando avanti quegli anni vedevo che effettivamente stava cominciando a perdere lo smalto, però sì, ho vissuto la sua partita con molto dispiacere, ecco, perché comunque è una persona Immagino. straordinaria, eccezionale, con cui ha lavorato benissimo, e quindi dopo l'età è quella che è, quindi Ha avuto una vita lunghissima, diciamo, capita, il sì, presidente, quindi è stato, da quel punto piena di di vista, è sostituzione. stato ovviamente fortunato. No, comunque Dottore, ma è lei. stato un grande presidente che ha tenuto il timone in momenti non facili, momenti molto, molto difficili, l'ha tenuto molto saldamente, subendo anche delle accuse ingiuste, violente, stupide, se vogliamo, ricordo un'amarezza anch'io, pensi lui. È interessante parlare sempre con lei perché sono straordinari i Altro. presidenti della Repubblica, ma mi consenta anche di dire che è straordinario anche lei perché dice: io ho avuto come capo ufficio Ciampi, parlavo con Pertini, con Cossiga, ci andavo d'accordo, con quell'altro un po' meno. È veramente, diciamo, impressionante perché, le ripeto, lei D'altra parte, ci aiuta a conoscere sempre meglio il Quirinale, gli alti livelli ed avvicinarci a questi mondi molto lontani rispetto a noi. Quindi io veramente stando in conclusione la ringrazio a nome di Buo Culture, la ringrazio per tutti coloro che vorranno seguire questa intervista. A fine intervista vedrete quella foto che il dottor Romano ci ha voluto regalare di lui che accoglie e saluta diciamo quando è arrivato e sì. poi quando è andato via il presidente Napolitano. Sì. E come si è detto all'inizio, rincontreremo molto presto
il dottor Romano, perché ci aiuterà a capire non soltanto il Quirinale come istituzione governativa, come la casa di noi italiani, ma ci farà un bellissimo excursus. Vivremo con lui un bellissimo viaggio in tutte quelle che sono le opere d'arte all'interno del Quirinale. Dottor Mi farà molto Romano, piacere. grazie mille Grazie a come voi tutti, sempre, grazie a un lei, gran Presidente, piacere. grazie anche agli tutti i soci. E io Grazie. ringrazio tutti coloro che hanno voluto seguirci. Alla fine della nostra chiacchierata con il dottor Romano, vedrete appunto la foto del dottor Romano stesso con il presidente Giorgio Napolitano, ma soprattutto ci sarà un omaggio al presidente con la musica di quello che è il nostro inno, l'inno nazionale, perché l'ho ripetuto tante volte, il Quirinale è la nostra casa e il Presidente della Repubblica, indipendentemente da quella che sia la sua provenienza politica, quali siano le idee, quali siano diciamo anche gli atteggiamenti, i modi di fare come persona, come essere umano, che il dottor Romano ci ha aiutato a conoscere, a declinare nei vari presidenti che ha avuto l'onore. Io penso che sia veramente un onore di poter servire e Sempre un onore. collaborare con loro. E faremo un breve omaggio con l'inno nazionale, quell'inno che si ascolta sempre con la mano sul cuore, per il presidente Giorgio Merito, il presidente Merito, chiedo scusa, Giorgio Napolitano. Grazie a tutti Benissimo. e a presto per un nuovo appuntamento con Vuoculture, ma in particolar modo con il dottor Romano. Grazie Grazie mille e a Peter, buonasera. presto.